In questa manovra manteniamo gli impegni anche in tema di reddito di cittadinanza. Dunque noi abbiamo sempre detto che, uno stato giusto, che il reddito di cittadinanza era una misura sbagliata perché uno Stato giusto non mette sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo. È esattamente da questa filosofia che muoviamo. Eh, Avremmo ovviamente avuto bisogno di più tempo per fare una riforma complessiva che faremo di questa materia. In un mese non eravamo nella condizione... Uh, di farlo, ma intanto fedeli ai nostri principi noi stabiliamo che si continua a tutelare chi non può lavorare, disabili, anziani, famiglie prive di reddito con minori a carico, aggiungiamo le donne in gravidanza, uh, ma per gli altri, per chi è in condizione di lavorare, il reddito di cittadinanza viene abolito alla fine di quest'anno, alla fine del 2023, chiedo scusa, il prossimo anno e nel 2023 non potrà essere percepito per più di otto mesi complessivi e in ogni caso decade al rifiuto della prima offerta di lavoro. Eh, perché abbiamo fatto questa scelta? Abbiamo fatto questa scelta perché ovviamente non avendo ancora messo in campo tutti gli strumenti con i quali vogliamo trasformare l'assistenza in lavoro, ci siamo dati un periodo transitorio per accompagnare le nostre scelte. Avete visto che una scelta c'è già, perché diciamo, l'azzeramento dei contributi per chi assume percettori di reddito di cittadinanza è una misura in questo senso. Ma avevamo raccontato, abbiamo raccontato, ad esempio, come il Fondo Sociale Europeo possa intervenire in maniera molto seria per formare queste persone e dare loro un posto di lavoro. Quindi, noi abbiamo scelto diciamo, di tenere un periodo transitorio per accompagnare quella che sarà la fine del reddito di cittadinanza per chi è in condizioni di lavorare. Perché io credo e, e, e continuo a credere, e nessuno mi toglie dalla testa questo uh, obiettivo, e uh, ovviamente uh, si stracceranno le vesti. Vedo forze politiche che già in, eh, diciamo, eh, chiamano la piazza. Bene, tutto. Vorrei sapere se chi ha pensato il reddito di cittadinanza, quando lo ha pensato, lo ha immaginato come, una, come, una, come una, uno strumento con il quale lo Stato dovesse occuparsi delle persone dai 18 ai 60 anni, perché segnalo sommessamente che c'è gente che lo prende da tre anni, senza soluzione di continuità che non sia un mese. Quindi evidentemente non ha funzionato come doveva funzionare o abbiamo stabilito il principio che per alcuni italiani lo Stato se ne occupa all'infinito. Io credo che lo Stato se ne debba occupare trovando a queste persone, aiutando queste persone ad avere un posto di lavoro e a poter anche migliorare la propria condizione invece di mantenersi in quella condizione. Di difficoltà. Eh, tra l'altro, scusate, ho dimenticato un elemento che secondo me è fondamentale: eh, tra diciamo, gli elementi che in introduciamo c'è anche l'obbligo di presenza sul territorio nazionale per chi percepisce il reddito. Perché vi segnalo che insomma, sono tantissimi i casi di persone che percepiscono il reddito di cittadinanza in Italia, ma non stanno in Italia. Quindi credo che anche questo debba essere verificato.